Il diavolo dentro. The Evil Within. Diavolo. No, che poi cosa vuol dire? Il diavolo interno, cioè qualcosa di intrinseco, qualcosa tipo la malvagità interiore. Sì, bravo. Qualcosa di. Come una catapulta. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bando alle ciance, ciancio alle bande. Siamo Medo. E Marco, e siamo qua oggi per farvi vedere The Evil Within, Proprio quello. che è un giochino horror. O pornor, a seconda di. Sì, dipende dai gusti. Sì, io so poco anche di questo gioco. Invece il Tu mio sei sempre compare. poco. Io Sei sempre no, se, poco. sempre no, dai. Io Fastidioso. studio, prof, ma se poi lei mi mette 4, Applicati. mi applicherò. Bravo. Ah, buah. Difficoltà media, così non abbiamo troppi Sì, problemi. siamo coraggiosi, ma non troppo. Va bene, buttiamoci in questa nuova avventura. Eccoci qua. Possiamo finalmente prendere il controllo del nostro protagonista, che si chiama. Come ci è? Sebastian Castellano. Sebastiano Castellano. Sebastian Stellanos ha tanti Castellani. Castelbegliano. È una casata rinomata Sì. in europea. Vedi, guarda qua, quella Però, reggia. bello. Non male. Buono, No, niente andiamo a fare il male. nostro lavoro. Sì, sotto la pioggia. Sì, noi abbiamo skippato il filmato, però riassumendo, siamo su una volante della polizia Sul e. volante. No, no, sulla volante. Sì. Sulla volante, sì, confermo. Sull'autovolante della No. polizia. La polizia è un grandissimo Siamo in un autovolante. posto con queste altre tre persone. Riceviamo una chiamata dalla centrale che ci avverte che Ti fai fare. c'è sta. Io cerco di parlare seriamente. Vieni qua. Va Oh, bene. molto ambiguo. Godiamoci questo momento. Va No, bene. adesso vai tranquillo, ti lascio fare. Ok. Manco un po' E bene. insomma, Vabbè, su manco un questa po' volante bene. abbiamo ricevuto una chiamata dalla centrale nella quale ci hanno detto che c'è stato un omicidio plurimo e di andare a investigare. Baciami sciocco. Bene, Sciocchino. investichiamo, investichiamo. Imbistecchiamo. Ok. Odore di sangue. Sì. Bene, Cappu. stiamo allerta. Non ha un buon odore il sangue. Soprattutto quello alla ferma. Tu che sei Qui il andiamo a straniero. Cotonou e non Sì, far passare nessuno straniero. da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non No, sappiamo forse cosa devi sta stare qua. succedendo. Devi coprirci. E soprattutto stare zitta. Sì, soprattutto. Però, che casino che è successo qua dentro? È abbastanza. Guarda qua. Cosa. Poraccio. C'è stato Hai un bel sentito qualcosa? macello, sì. Tutto Sì. per una vespa. C'era una vespa dentro l'ospedale, hanno tutti preso paura e si sono ammazzati. Ce n'è uno vivo qui! Perché non volevano essere punti. Ehi! Festaccia ieri sera, eh? Stai fermo tu, bastardo. Però se non sbaglio ho detto che c'è qualcuno di vivo. Non so, io mi sa. Oh! C'è qualcuno di vivo? Sì. Vai a vedere, salvalo, Aspetta insomma. però, prima volevo salire come sono salito prima. Oh! Andiamo. Sembrava comodo. Sì, anche secondo me. Ok, fammi spazio, devo entrare. È ferito. Cosa è Pep successo? Guardiola! È lui. Non può essere. Sbarellato, ma è lui. E quindi questo è Possibile. Che l'hotel cazzo del vuole? Bayern Monaco. Del Bayern Monaco, sì. Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Andiamo alle telecamere. Sì. Di solito non funzionano, quindi non nutriamo Faranno false l'olimpionica di speranze. Sebastian. Le Sì. farà funzionare. Magicamente. Andiamo un po'. Pam, pam, pam. Poliziotti con le spalle al muro. Pam 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 Cosa pam. fanno? Spero un Ulla! Ma casino. chi sono Che questi? Aia. diavolo. Enti auditore. Da Firenze. Urca. Benvenuti. Game over. Abbiamo perso, ragazzi. Sì, spegniamo tutto, via. No, Chiudiamo no, barè. no, aspetta. È iniziata la puntata di Super Quark. Senti. Ciao Topolino! Quit, quit, quit! In realtà quello che stiamo perdendo è Coca-Cola. Coca-Cola. Sì. Splish!
Sì, siamo appesi. Siamo appesi come dei sal... Oh, questo è Piero Angela? Sì. E lui? Dopo il lifting. Dopo il lifting? Sì. Pensa prima. Ok, quel coltello brilla. Probabilmente sarà la nostra arma. Così sì. A occhio. Come la prendiamo? Ma che cosa vuole fare questa persona per noi? Secondo me... Infatti vuole scuoiarti. Non so perché, come... questa impressione. A giudicare dai rumori che sento di accoltellazioni. Secondo me sì. Ciao. Ciao Piero. Sì. È una puntata. La porca vacca. Wow. Ok, vabbè, se le gambe non servivano. No, okay. No. Ce l'ha già buone. Sì. Quello lì è il per rifarsi tutta la pelle, visto che era un po'. Sì, è vero, è il lifting. Si vede che ha bisogno di un altro lifting. Sì. Fatto in casa, ovviamente. Beh, sì, forte. Dai, la prossima è quella buona. Vai, Kawati! Che no. Fallito che sei. Più forte. Se ne ti dondo là. No. Eccolo. Eccoci. L'abbiamo fatta. Liberiamoci, che poi di liberazione non si tratta perché siamo lo stesso nella merda. Forse era meglio stare appesi. costo le rotte, vabbè, è un classico. Ok, possiamo camminare? Sì, possiamo camminare, vediamo un po'. E anche io quatti quatti. Non so tu, ma io sarei il più lontano possibile da quella bestia. Ma credo dovremmo entrare perché vedo lì appese delle chiavi. Ah sì, hai ragione, c'è un gancio a fianco al banco di lavoro. Di poi lavoro. E beh, si guadagna la pagnotta questo povero Cristiano. Ciao, se n'è andato, hai visto? Sì, dove è andato? È andato in bagno. Vabbè, noi infattiamo le chiavi. Mazzo di chiavi. Hai trovato? Sì. Hai provato a dire chiave? Ok, ce ne andiamo immediatamente con una fretta allucinante. Cioè, sì, camminando. Sì. Bim! Grazie. Grazie, perché non siamo abbastanza nella merda. E apriamo la porta. Rumori molesti. No, ma non ci ha sentito. No, è Piero Angela. Magari ha detto fuori onda e lui è andato via. Sì, sì. Bene. Se corressi non mi dispiacerebbe. Devo essere sincero. No, beh, correre no, anche perché lui è nell'altra stanza. Fare rumore direi che... sarebbe controproducente. Sì, senza dubbio. Senza dubbio. Sebastian Deliano. Deliano. Della famosa dinastia. Dannazione. Sì. Sei forse comunque... ci ha sentito. Porca vacca, è già qua. Sì. È velocissimo che va. Corri, corri! Corri! Vai, corri in maniera scompostissima. Oddio, oddio. Ok. Aia. Minchia, corre più veloce di noi. E questo c'ha la motosega in groppa. Sì. È un atleta, Piero. Senti di un infortunio una partita di calcio. Questa è la stanza dei giochi. Sì. Come puoi vedere i cadaveri vengono risucchiati. Sì, sì, vedo, vedo. Vabbè. Una botola, una botola. Open up. Via. Anche lo scivolo da questa stanza. Sì. Che bello. Molto pulito, bello. Ma che schifo. Sì. Ti auguro, guarda. No, okay, grazie. Devi voler bene una persona, però. No, pomodoro. Sì, succo di pomodoro. Claccala, succhio di granchio. Succhio. Bene. Evitiamo di sguazzare in questo schifo, direi. E sì, abbiamo trovato le scale. L'interfaccia ci spiega tutto. Premi A. Per salire le scale. Sempre con calma olimpionica. Boh, vabbè, non c'ha la gamba, poveretto. Ma comunque, cioè, le braccia c'è. Sì, ma per salire una scala non ti bastano. No, ti salta su una gamba. Sì. Che fortuna. Abbiamo trovato subito la porta, no? Che fortuna. Una ventola. Siamo delle foglie? Vabbè. Diciamo che l'atmosfera di questo gioco comunque è veramente meravigliosa. Sì, abbiamo già capito l'aria che tira. Sì, tira un'aria di merda. Sì. Anche perché siamo nelle fogne in questo momento. Quindi. Sì. Saliamo le scale. Sempre come. Con la dovuta calma.
Piano, piano. Vabbè, adesso paura. Ah, oh, si sta insoppettando. Dove tranquillo. Sarà tranquillo. E chi lo sa? Adesso la cerchiamo, non ti allarmare. Oh. Hai solo un pazzo omicida che ti segue con una motosega. No, un oggetto collezionabile. Ci dà ogni tanto delle piccole indicazioni di quello che è successo. Ah, però. Però noi non leggiamo. Noi non leggiamo. No, noi siamo. No. Anche perché non sappiamo leggere. Esatto. Bene. E adesso va, ci sono un po' di porte. Questa? Bello, andiamo qua. No, direi che chiudo. Maledizione. Non abbiamo la chiave. È chiusa pure bene, direi. Sì, non abbiamo la chiave. E come no? Non abbiamo preso una mazzetta di chiavi prima. Sì, ma ci serviva per una porta. Ah, solo per una. Ah, ok. Più 15 chiavi. Allora, il serratore è veramente difficile da aprire. Peccato. Sì. E sembrerebbe che dobbiamo andare di qua. Andiamo. La porta aperta. Approfittiamone. Vai, Sebastian. Oh, una scala. Cosa dici? Facciamo una mezza maratona nel frattempo? Sì, ragazzi, se avete qualcosa da fare, non so, senza problemi, andate in bagno, prendetevi qualcosa da bere, tanto sarà lunga, molto. Sebastiano, vai, Sebi Degliano, ricordiamolo, perché la cadata sì. È importante. Uno studio. Dove ti potresti costruire uno studio se non sopra le fogne? O in qualsiasi altro posto. Ok, qua direi che c'è un altro collezionabile. Dossier. Molto bene. Messaggio dal locale caldaio. Ah, un locale caldaio, non uno studio. No, vedi. Prego. Ok. Questa porta magica. Ci porta a un corridoio dove non c'è assolutamente nulla. Questa porta che noi apriamo. Oh, per adesso stiamo avendo fortuna perché stiamo trovando tutte le porte aperte. Sì. È tutto dritto, tra l'altro. Più o meno. Sì. Se si beve con Sebastian non si sa mai. Ok, poraccio, è un po' faticoso. Ehi! Oh, urca vacca! Ok. Scappa. Questo. Ah, questo, puoi nasconderti. Sì? Ah, che bello! Così ci si nasconde. Come quell'altro gioco? Come si chiama? Viva Pignata. No. Sa di no. Si batte. No, aspetta. Si masturba mentre guarda. Pierino è un bell'uomo, eh. Affascinante. Si rinocchichissimo. Affascinante, colto. Dirige una trasmissione su Rai 1. Dirigeva, adesso non posso neanche il nome. È un tipo appetibile. Sì, è vero, in effetti. Ricco. Beh, ricco sì, penso di. Boh, ma tanto noi siamo dei. Di conseguenza. Degli Ano. Quindi avremo più soldi sicuramente di lui. Forse è meglio lui. Cioè, se questo ci trova. Ci spacca. Siamo finiti. Ci siamo. Ma attenzione, ragazzi. Se questo c'ha la motosega. Ok. E noi non abbiamo manco la pistola. Io non sento più rumore, quindi. Uscirai. Dici che è andato via? Beh, può essere. In lontananza, almeno. Dove andiamo? Oh, di qua? Ah, ci ha aperto la porta. Ok, andiamo. Sì, però non mi piace molto. Dov'è? Hai sentito adesso il rumore della. L'ombra. Oh, cazzo. Oh, porca. Fermo. Immobile, però. Che stupido. Dove sei? È difficile, eh. Pierino, fatti pagare un amplifone. Porca miseria. Vabbè, è un handicappato, dai. Ehi, sono qui! Ciao! Via! Non provocare. Non svegliare più Angela che dorme. Ecco. Era così, a vedere. Non mi deve vedere. Banana, bravo! Il genio. Sveglio l'amico. Ok. Porca vacca. Qua esce? Via. Penso proprio di sì. Qua c'è un. No, non esce. Aspetta. Oh. Sì, sembra fatto apposta, però. Io lo sto fissando. Sei arrabbiato, sei arrabbiato. Dove va? Ma dove dobbiamo andare noi, secondo te? Secondo me dobbiamo superare questa stanza. Superare? Anche perché di là c'è il muro. Prova ad andare avanti, magari c'è un'altra apertura, di là. Sì? No. Aspetta, ma magari lui può rompere le scatole. Eh sì, ma se non lo attiriamo. Ti senti. Eccolo. Ok. No, io me ne vado.
Questo è scemo, io vado. Mamma mia. Boh, è come... Penso che dovremmo superare questa stanza. Però... Magari non... Ehi, ehi, vai dentro. Sì, bravo. Dov'è? Okay. Attenzione. Ecco, adesso ci ha aperto... Ah, ci ha aperto la scatola, vattene, vattene. Ci sta andando di là. Sicuro? Sì, sì. Porca miseria. Ui. Veloce, via. Oh. Ok. Veloce. No, sette, ho corso troppo. Ma come? Ho preso... Priorità, c'è segnato! Priorità! No, sette, veramente. Oh, porca miseria, oh, oh. Corri! Corri! Tu hai la tua sette, brutto ubriacone bastardo. Open the door, please. Oh, oh. Via. Checkpoint. Checkpoint. Forse non ci serve più. Ti è la faccia tua! Rischiare l'osso del collo. L'osso del collo. Beh, in modo di dire. Come si è rischiato? Di quello della caviglia. Sì. Vabbè, a questo punto. Sedia a rotelle. Da sempre. Almeno adesso andiamo più veloci. Più veloci che a piedi. Sì, sì, sicuramente. Oh. Via. No, maledetta barella. Madonna, quanto è lento. Se noi ci siamo scappottati e lui deve ancora arrivare. Sì, è vero. Sebastian, ti prego. Vai. Sì. Vaffanculo. Piero Angela, vaffanculo. Il tuo programma fa schifo. Via dalla serie di Rai 1. Signor. Buono. Ragazzi, siamo riusciti a scappare da Piero Angela. E dopo questo obiettivo, direi che potremmo. Direi sani salvi, ma sani non lo siamo. Ma proprio solo per salvi. Niente. Non ha più caramelle, si è incazzato. Voglio le mie free joy. Peccato. Essendo comunque di buona famiglia, lui vuole robe importanti. Esattamente. Bene, questo. Ed Evil Within. Ok, abbiamo completato il prologo. Bell'intro, direi. Ci ha fatto, come abbiamo detto prima, ci ha già fatto capire l'area che tira. E va bene, insomma, nel prossimo episodio vedremo come si evolvono gli eventi. Decisamente.